Ciao a tutti! Ora siamo nel canale di Tina Silvestri. Oggi faremo vedere e spiegheremo i numeri romani. Questo cartellone è stato realizzato da Claudia e Greta e Sara. Guardate com'è bello il nostro cartellone dei numeri romani. Adesso facciamo una spiegazione. Facciamo una piccola spiegazione. I numeri romani sono facilissimi perché i romani li hanno rappresentati in lettere. Infatti, come possiamo vedere, qui abbiamo queste due tabelle dove ci fanno vedere questa e questa, che ci spiegano tutti i numeri romani. Questi sono i più grandi e questi sono i più piccoli. Allora, il numero 5 l'hanno voluto fare come una V perché hanno pensato che con la mano si faceva questa V così. E allora hanno pensato di scrivere il 5 in una V. Perché? Perché loro non usavano il tipo numero 1. Perché se noi vediamo bene, la nostra mano è il 5. Se vediamo bene qui c'è la V. Invece per fare tipo 2 sono due stecchette, infatti 1 e 2. Vai Greta. Però non si potevano superare 4 lineette. Vai infatti, Greta. Ad esempio non si potevano superare le 4 lineette perché ad esempio qui ci fa l'esempio che in pratica, vedete l'orario? L'orologio qui, in pratica qui è 1, qui è 2, qui è 3. Il problema nasce qui, perché il 4 non lo potevano scrivere con 4 lineette, perché il massimo di lineette era 4. Quindi hanno deciso di scrivere una V, infatti, e una stecchetta. Per fare, cioè viene V1, che sarebbe 5 meno 1, che viene 4. Vai Sara. Ok, invece gli altri numeri sono diversi, infatti come vediamo nella tabella dei numeri ci sono pochi numeri che poi vi spiegheremo. Ci sono 1 che è la stecchetta, 5 che è la V, 10 che è la X, 50 che è la L, 100 che è la C, 500 che è la D e 1000 che è la M. Praticamente i romani per fare il nome invece facevano una lineetta X, cioè vuol dire una lineetta meno 10, perché i romani per fare la sottrazione mettevano prima il numero con cui dovevano sottrarre e poi mettevano il numero. Infatti perché? Fa 9. Perché X significa 10, più 1, cioè meno 1 fa 9. In questa tabella vediamo dei disegni che ci ha rappresentato sul libro. Ad esempio questa tabella l'abbiamo copiata sopra il libro perché questa tabella è stata molto importante perché diciamo che i numeri che sono scritti qui sono quelli là più importanti. Ad esempio l'1 è il più importante, il 10 è il più importante, comunque sono numeri importanti. E poi qui sotto ci stanno, diciamo, ci sta 5.000 e tutti i numeri grossi. E poi questo disegno ci fa vedere che i bambini romani praticamente non contavano 1, 2, 3, ma contavano con le pietre. Basta. Buttavano delle pietre tipo dentro al terreno e vedevano chi contavano con le pietre. E niente, questo è tutto. E mi raccomando, iscrivetevi al canale di Tina Silvestri. E guardate qui, per favore, fatelo perché questo cartellino è bellissimo. Cartellino. Ci abbiamo messo tipo 3 ore. Sì, giuro. Però è stato molto bello perché ci siamo divertite comunque. E lasciate like a questo video. E iscrivetevi! E lasciate la campanellina, ovviamente. Ciao! Ciao!